Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale e benvenuti in questo nuovo video che ha avuto un paio di giorni fa una sua introduzione sulle pagine social. Se per caso, come sempre, vi siete persi qualche post, iscrivetevi alle pagine social, mi raccomando, seguitemi perché lì andremo un po' a caricare delle anteprime sui video che vengono trattati qui sul canale. Ecco, giunto, lo abbiamo fatto. Ho acceso la seconda camera per far vedere a coloro che si sono persi il post, appunto, qual è l'argomento del giorno. E come potete vedere, oggi parleremo di bombolette di schiuma pronta per radersi. Aspetta che riappoggio intanto la macchina qui. Parliamo un po' di quello che è il demonio, no? Di quello che è il nemico per eccellenza di coloro che sono ormai appassionati alla rasatura tradizionale. Un po' perché vedono la lametta, ne prendiamo una qualsiasi, prendiamo una Gillette, vedono un po' la schiuma pronta come un, per carità, un qualcosa di chimico e quindi da non utilizzare assolutamente sulla pelle, di qualcosa, come posso dire, di inutile, no, da avere, visto che abbiamo dei prodotti più buoni, dei prodotti più idratati. Questi invece sono prodotti un po' più asciutti, che irritano la pelle, quindi non vanno bene per la rasatura, eccetera eccetera. Ne abbiamo veramente tante, da quelle più costose a quelle più economiche, come questa CN presa, se non sbaglio, alla Lidl. Eccola qui. Tra l'altro, ragazzi, apriamo una parentesi al volo. Questa CN, dice, come c'è finita a casa? Dovete pensare che mio fratello è venuto a trovarmi dall'Inghilterra nel suo ultimo viaggio e, nonostante in questo bagno, magari faccio una ripresa, ve la faccio vedere, sia stracolmo di prodotti. Lui, per comodità, voleva usare la bomboletta perché aveva pochissimi minuti per radersi ed eravamo pieni di bombolette. No, lui è andato all'Eurospin e ha comprato questa bomboletta, la Lidl, scusate, è andato a comprare questa bomboletta ed anche una confezione di questi rasoi, come se a casa non ne avessimo. È vero che l'ha usata anche e mi ha detto che ci si è trovato pure bene, quindi magari la useremo anche qui sul canale. Ok, chiusa parentesi sull'avventura di come la CN sia finita dentro casa, devo sicuramente dirvi che la Noxzema che vedete qui in video, questa qui, la Noxzema gialla, è una delle schiume che più ho utilizzato questo inverno. Questo un po' per rispondere anche a chi mi chiedeva se sto utilizzando ogni tanto, sì, la utilizzo la schiuma, quando, soprattutto quando non ho tempo o se sono in viaggio. E la Noxzema, questa qui, per l'inverno, questa mi piace veramente tanto perché è burrosa e cremosa e sinceramente non mi irrita. E mi è piaciuta, quando veramente, ragazzi, ho pochissimo tempo, è stata una salvezza, questo inverno è stata una salvezza. E quindi, dicevamo, mi è stato chiesto anche quale schiuma da barba io preferisca. In realtà ne ho utilizzate tante. Devo dirvi che durante l'adolescenza, quando ho iniziato a usare il mio Mac 3, che tra l'altro sarà il rasoio che utilizzeremo in questo video, ho preferito tantissimo i gel, proprio perché li trovavo un po' più idratanti rispetto alla schiuma, che nell'andare a massaggiare il viso, nell'andare a stenderla in viso, effettivamente mi è sempre sembrata un po' secca. Quindi oggi, insomma, andiamo un po' a introdurre che cosa? Non nessuna novità, perché chiaramente le schiume la maggior parte di noi le ha utilizzate, ma ogni tanto fra un sapone e l'altro, fra un sapone ed un pennello ed un sapone, utilizzeremo anche una bomboletta per andare un po' a vedere quali di queste possono andare a finire direttamente nel cestino e quali invece possono essere utilizzate, come per esempio ho avuto dei feedback super buoni su questa, sulla Proraso blu. A proposito di feedback, un paio di giorni fa, quindi, io ho postato questa foto proprio per riuscire a ricevere qualche feedback sull'argomento, quindi, che avremmo trattato, e sono stato sorpreso dalla quantità di persone che mi hanno scritto che le bombolette attualmente ancora le utilizzano, nonostante si siano appassionati alla rasatura tradizionale. Solamente uno, andremo a leggerlo in questo momento, mi ha detto che invece le bombolette proprio le ha rifiutate. Allora, su Instagram, Gioele Ferretti mi ha scritto che è passato alla metta e gel classico, anche naturale, ma ho notato che è troppo abrasiva per la mia pelle, quindi sono tornato al rasoio elettrico e mi trovo benissimo. Naturalmente mi ha scritto una mia opinione, quindi nonostante Gioele abbia provato il gel e la lametta, è tornato alla rasatura elettrica. Vanderkus Knock mi ha scritto Proraso da sempre. Sono tutti i commenti che trovate, ragazzi, sotto il profilo su Instagram, proprio sotto la foto riguardante le bombolette. Anton Capobianco mi ha scritto Proraso verde ed ancora la uso.
Quindi ragazzi, sarà pure carino, magari quando metteremo questi post e voi commenterete i video, li andremo anche poi a leggere in diretta mentre sto facendo la registrazione. Naturalmente voglio salutare tutti coloro che hanno visto un po' questo post come un ritorno, ma ragazzi no, pian piano continueremo a fare video. Mario Stagliano, era ora che ritornassi alla rasatura tradizionale, ero rimasto alla rasatura Pantarei di quasi un anno fa. Non è vero, dai Mario, qualche video lo abbiamo fatto. Quanto all'uso delle lamette, sono una mosca bianca, non ho preconcetti come moltissimi che le usano una, due volte e via, le uso semplicemente fino a quando mi soddisfano. Quindi Mario rispondeva un po' al commento riguardante quante volte utilizziamo le lamette. Abbiamo Massimo Esposito che mi dice buon pomeriggio, ti dico la verità, ecco appunto era Massimo che mi diceva, vedendo mio papà sempre con il pennello e con la ciotola, con il suo Gillette Slim Twist, ho preso le sue orme e quindi lui non ha mai usato la schiuma. Invece Guido Bianco mi scrive, hanno il loro perché, specie quando non si ha tempo. Praso Blu, appunto, eccola qui, ce l'abbiamo. Tanta roba quasi mentolata, aroma quasi liquirizia, poi l'aloe ferma le irritazioni. E quindi insomma ragazzi abbiamo avuto un bel po' di feedback riguardanti, senza stare a leggerli un po' tutti, abbiamo avuto un bel po' di feedback riguardanti le schiume. E quindi sì, mi ha incuriosito, questa è nuova, l'ho presa da poco, mi ha incuriosito la blu, ma mi ha incuriosito anche la prep, che non avevo mai utilizzato proprio come prodotto, una schiuma da barba prep non l'ho mai utilizzato, quindi magari in questo video andiamo un po' a vedere come si comporterà rispetto a tutte le altre schiume. Un'altra che ho invece usato tantissimo, ho apprezzato tantissimo, è stata la Pro Rosso Rossa, sempre durante questo inverno, in accoppiata alla sua lozione. Quindi ragazzi, rinnovo l'invito e leggerò i commenti nel prossimo video riguardante le bombolette. Fatemi sapere se voi ogni tanto le utilizzate, se proprio le state rifiutando, quale state utilizzando, eventualmente quale mi potete consigliare da provare, perché no, perché comunque farò anche se fanno comunque parte del mondo della rasatura, e quindi continuerò la mia collezione di bombolette per averle lì sul mobile che vi ho fatto vedere ad inizio video. E quindi adesso vado a sbaraccare al volo il lavandino ed iniziamo finalmente la nostra rasatura. Ok, ed eccoci rientrati, riaccendiamo la seconda camera, il lavandino si riempie di acqua un po' calda, perché sicuramente quello che provo a fare quando utilizzo le bombolette di schiuma istantanea è quello di cercare di idratare un po' di più il viso, visto che effettivamente contengono un po' meno acqua. Così. Prep, nuova formula, schiuma da barba dermoprotettiva. Ragazzi, che dire, non l'ho mai utilizzata e l'andremo ad utilizzare oggi, quindi parliamo un po' del perché possono essere comode le schiume da barba. Non sto dicendo che siano migliori, chiaramente, del sapone e pennello, ma perché possono essere comode e come in fin dei conti alla maggior parte di noi riescano a restituire lo stesso risultato in termini di rasatura, non in termini di piacere. Perché ne parliamo subito. Rispolvero per l'occasione il fedele Mac 3, visto che stiamo un po' facendo un salto indietro nel tempo, no? Torniamo un po' al passato. Andiamo a vedere intanto com'è la consistenza di questa prep, che dovrebbe essere una mousse, no? Abbastanza liquida. Mamma mia ragazzi, che brutta questa crema. Guardate lì, liquidissima, anzi, pure troppo. Io non so se si sia montata correttamente o no. Beh, comunque vediamo un po'. Infatti più che proprio una schiuma, questa anzi è anche abbastanza liquida. Allora, il profumo è il classico profumo di prep, quello che ricorda tantissimo, richiama tantissimo la canfora. Vi posso dire che è super liquido, quindi super idratata, veramente tanto, non è per niente spumosa. E infatti si riesce a stendere in maniera veloce. Allora, le schiume, anche io come in moltissimi di voi, chiaramente sono cresciuto con papà che aveva la sua Pro Raso Verde, usava il suo rasoio, il suo pennello Omega, naturalmente marchiato Pro Raso, e si chiudeva in bagno la macchina, anche perché papà si radeva ogni giorno, era un sottufficiale dell'aeronautica, quindi lui ogni mattina prima di andare in base, caserma, insomma, come volete chiamarla, lui la mattina si faceva la barba e quindi quando usciva dal bagno ci stava il suo quarto d'ora, i suoi 20 minuti,
lasciava tutto questo profumo di dopobarba. Ricordo che anche lui usava il denim, che poi ho usato anch'io provandone in tantissime varianti. Denim è veramente stato eccezionale, mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza. È stato proprio il mio unico aftershave. Ok, intanto abbiamo steso questa prep che, ripeto, per adesso mi piace, sembra quasi di aver steso un sapone normalissimo con pennello. La bomboletta si è strasporcata, però va bene così. Quindi vi dicevo, quando poi entravo in bagno io, naturalmente sentivo tutta questo profumo buonissimo, no? del mentolo, della provaso verde, e però poi c'era tutto quel casino, no? Di ciotola o comunque pennello che stava lì ad asciugare perché lui l'aveva sciacquato. Poi lui usava, spesso e volentieri usava i Bilama, Bic o Gillette, non lo ricordo sinceramente, comunque erano quelli blu, Gillette mi sa. Guardate, infatti vi stavo dicendo, la bomba elettrica qui rimane sporchissima rispetto alle altre. Andiamo un po' a sciacquare, anche se poi ci faremo sicuramente un secondo passaggio. Ed io ero lì un po' che lo sfottevo, no? Ragazzino, io ho il mio Mac 3 nuovo, pagato anche abbastanza, bomboletta che secondo me era super tecnologica, e gli dicevo: ma tu ancora con questo rasoio e questo pennello, guarda che la tecnologia è andata avanti, ci sono tutti questi altri modi. Guardate quanto è liquida però, buona questa prep, ragazzi, ci sono tutti questi altri modi per rare se tu ancora sei lì con il pennello, con questi rasoi antichi. Però stava lui lì che intanto si schiaffeggiava questa sua lozione che aveva messo in viso. Il profumo naturalmente era un qualcosa che io con le mie bombolette di Gillette, all'epoca utilizzavo molto le Gillette di bombolette, non provavo, no? Non provavo queste sensazioni, in questo odore. Anzi, la bomboletta era abbastanza anonima, no? Finché non andavo a stendere un po' di denim in viso. Allora, metto questa prep, è buona. Ed ecco quindi che oggi riesco a capire molto di più questa differenza nella rasatura, soprattutto quella che è non tanto la preparazione che oggi è quella che io adoro, perché è quella che mi rilassa. Andare a montare il sapone in ciotola mi rilassa tantissimo, quanto Mac 3 secondo me continua a essere uno dei rasoi più buoni. Tra l'altro questo ha ormai 4 o 5 rasature alle spalle, questa la metto. E quindi stavo dicendo, oggi capisco il piacere invece di immergersi nei profumi e nelle sensazioni che ci offre la rasatura tradizionale, il wet shaving, in più alla veloce, pratica rasatura con le bombole pronte, con le bombole di schiuma istantanea. Oddio, questa prep con il suo profumo di canfora non mi sta facendo rimpiangere nulla, però magari vedremo quando proveremo le altre se sarà la stessa sensazione. Ecco, rispetto alle schiume, rispetto, scusate, ai saponi, questa adesso, che sono arrivato ormai al termine, no, della prima passata, inizia a farmi sentire il viso un po' secco. Quindi io direi che è meglio fermarsi, andare a reidratare il viso al volo, e poi magari ci facciamo una seconda insaponata con un traverso, vediamo un po'. Andiamo a terminare in quel modo. Viso reidratato in maniera molto veloce, e andiamo a stendere un altro po' di questa schiuma, che praticamente schiuma non è, cerco di inquadrarla al meglio, vediamo un attimino come posso fare, vediamo così, quanto è liquida questa, ragazzi, sembra proprio che non monti una volta uscita dalla bomboletta, impressionante. E ce l'andiamo a stendere nuovamente, freschissima, quello sì, vedete, molto idratata.
molto molto fresca, mi ha dato subito questa sensazione di fresco. Quindi ragazzi, se per caso state usando le bombolette, quindi mi rivolgo un po' a coloro che non hanno completamente abbandonato la rasatura istantanea, questa con le bombolette pronte, provate questa prep che è veramente buonissima. Io la sto trovando fantastica. Come sempre, naturalmente, in descrizione cercherò di lasciarvi i link diretti ai prodotti in modo tale da non farvi impazzire a cercarli in giro. Sapete che nel link qui sotto, nel box della descrizione del video qui sotto, troverete già tutti i link. Un'altra cosa che mi manca magari del wet shaving è quello del massaggio con il pennello, dello scrub del massaggio con il pennello, perché qui ci limitiamo a stendere un po' la schiuma. Credo che non arrivi nemmeno tantissimo alla base del pelo, almeno quando la barba è lunga, magari adesso ci sta arrivando, ma prima con la barba lunga non credo proprio. Ed il massaggio con lo scrub è un altro valore aggiunto, quindi al wet shaving, alla satura classica, quella vintage, quella tradizionale. Ma per chi ha fretta, per chi si radia di fretta, è un'altra cosa che potrebbe far perdere tempo, chiaramente. Come dicevo, ragazzi, questo non vuole essere un paragone nel senso di andare a vedere quale sistema di rasatura è il migliore, perché come sappiamo ce ne sono tanti, perché abbiamo anche l'elettrico che è utilizzato da una percentuale bassissima di noi, ma come avete visto, ve l'ho letto nei commenti, c'è chi la utilizza tuttora e la trova super comoda. E così lui ha anche la barba, la sbarbata con prodotti istantanei. Effettivamente noi stiamo perdendo tempo per parlare così nel video, ma altrimenti questa rasatura sarebbe già conclusa. Ci si rade veramente in pochissimi minuti, se si ha poco tempo la mattina. Poi tra l'altro fatemi sapere nei commenti se c'è qualcuno di voi che utilizza il bombolette ma utilizza il rasoio DE, oppure che utilizza il sapone e il pennello però poi gli piace usare il multilama. Perché magari saranno degli altri feedback che andrò a leggere nel prossimo video. Vi prometto che ad ogni video andrò a leggere qualcuno dei vostri commenti, anche perché secondo me merita far partecipare la community a YouTube. Sono molte persone che guardano il video ma non vanno a leggere i commenti, e invece molti commenti io li trovo super interessanti, possono essere tra l'altro anche molto utili, ci sono un sacco di consigli a volte, e quando posso io questi commenti li metto, li fisso in alto in modo tale che tutti possano leggerli al volo. Ok, la nostra rasatura col Mach 3 è terminata. E come sempre il Mach 3, ragazzi, non irrita e non perdona. La rasatura è perfetta, andiamo a fare un piccolo controllo. Liscissimo, guardate, nessuna irritazione. Odore di canfora fortissimo, questa wrap sembra quasi di aver passato la crema e mi ha lasciato anche un piccolo strato, veramente piccolo, ma di crema, come se io avessi steso un velo di prep leggerissimo sul viso. Però l'odore di canfora chiaramente non piace a tutti, e quindi noi andiamo a sciacquare il viso sempre con l'acqua tiepida, tenete al freddo, e non utilizzo l'allume di rocca perché davvero, ragazzi, non ce n'è stato bisogno. È stata una rasatura perfetta, molto piacevole, quindi veramente promossa questa schiuma prep. Non l'avrei mai detto, non l'avrei veramente mai detto.
E poi però andiamo a concludere con un denim wild, uno di quelli che ha una profumazione fantastica, molto persistente, molto intensa, ma che rimanda al passato. E quindi dai, andiamoci a risciacquare velocemente e poi denim. Eccoci qua, risciacquati con acqua fredda. La pelle è veramente liscia, ragazzi, è rimasta morbida. Tra l'altro ci tenevo anche a specificare, spero che non abbiate frainteso il senso di questo video, come dicevo non è un paragone che vuole rendere migliori le schiume istantanee, ma semplicemente fa parte del mondo della rasatura, è una tipologia di rasatura che tanti di voi utilizzano e quindi secondo me, così come facciamo con i rasoi elettrici, dobbiamo anche parlarne, perché ci sono anche molte persone che alternano il sapone e pennello alle schiume istantanee. Quindi il sapone e pennello è la rasatura del giorno di festa, della domenica, di quando si ha tempo, la schiuma istantanea è quella di tutti i giorni. Quindi secondo me ne può valere la pena. Allora, denim wild, profumazione molto estiva, molto primaverile estiva, molto verde, veramente buona, 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 buona. È classica. E questa ce la andiamo a stendere veramente un bel po', perché io adoro denim e finalmente si ricominciano a trovare facilmente. Lo stendiamo in viso, mi dà subito una sensazione di freddo, non di fresco, di freddo, e soprattutto non brucia, segno che siamo sì andati in profondità, ma come vedete non abbiamo avuto nessun segno di irritazione. La pelle è liscia e il denim ha cancellato quel profumaccio di canfora che però rende la prep unica, probabilmente unica. E questa è una profumazione che invece porteremo oggi fuori casa a lavoro. Una rasatura quindi abbastanza economica, abbastanza semplice, veloce, efficace come abbiamo visto e sorprendentemente idratata, perché questa prep, ragazzi, è liquida, tanto veramente buona. La consiglio, provatela. È un gioco. Andate nella grande distribuzione, queste bombolette costano pochissimo. La provate ogni tanto, la tenete lì di scorta per quando avete fretta. È piaciuta, va benissimo. Grazie come sempre per aver visualizzato il video fino a questo punto. Vi ricordo di iscrivervi a tutte le pagine social, perché andrò lì a pubblicare anche l'argomento dei prossimi video e soprattutto anche gli altri argomenti, perché ogni tanto durante i video di rasatura parleremo anche di altri argomenti così da cercare di catturare l'interesse di qualcuno, magari anche argomenti che qualcuno di voi non avrebbe mai pensato di andare a visualizzare su YouTube e invece se lo troverà un po' in pillole durante i video di rasatura. E naturalmente iscrivetevi anche al canale e cliccate sulla notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Io vi auguro una buona giornata, buon proseguimento qui su YouTube e buone sbarbate a tutti. Ciao da Bruno.